First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with... First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with... Buongiorno ragazzi, mi raccomando, continuiamo con le iscrizioni che sono gratis. Chi vuole sostenere... Questo canale lo può fare sempre ed esclusivamente gratis iscrivendosi e attivando la campanellina. Mettete sempre se vi fa piacere il link del canale nei vostri gruppi WhatsApp, nelle vostre chat Telegram. Fate iscrivere gli interisti perché a breve ci divertiremo. Eh, la versione del sole 24 ore viene totalmente confermata eh, dal Corriere dello Sport. L'articolo non è di Alessandro Giudice. Eh, ma vi dico anche di chi è l'articolo. Alessandro Giudice, tra l'altro, può essere anche un milanista, può essere chi vi pare, ma è uno dei pochi giornalisti eh, specializzati, diciamo, in finanza che ha capito come funziona, come gira la situazione. Vediamo un po' l'articolo. di pietro guadagno quindi sia solo 24 ore che il Corriere dello Sport confermano la solita versione op 3 è andato da zang gli ha detto o la vendi subito te oppure la vendiamo noi non hai altre strade ti servono altri due o tre mesi per venderla ci devi far vedere che hai una trattativa in atto ci devi far vedere a che punto è la trattativa altrimenti aria e finalmente stiamo arrivando al traguardo ragazzi con fatica con sacrificio, con sudore, con umiliazione, perché no, stiamo arrivando al traguardo, perché non può esserci eh, una variante se non quella del cambio di proprietà, perché servono investimenti. Guarda quei gobbaci, hanno fatto un altro aumento di capitale, qui si fanno solo debiti, qui siamo arrivati a festeggiare sei mesi di bilancio perché un debito viene convertito, siamo alla frutta, lo capite? Perché le proiezioni sono di perdite di meno 50 meno 60. Qui fanno stappare le bottiglie, le bottiglie, al clan di Pechino perché siamo più a 22, ma non hanno capito e bisogna aspettare altri sei mesi. Quella è solo una prima parte. Quindi ormai stiamo arrivando, sta finendo l'agonia, non siamo più soli. Siamo stati i primi a dire, secondo noi, a al compratore a ruota. Carlo Festa del Sole 24 Ore che il Sole 24 Ore conferma che ha il compratore, Corriere dello Sport quindi noi abbiamo aperto la strada col promissario acquirente chiamalo come ti pare eh, un anno e mezzo fa, ma ora lo scrivono anche loro che c'è cioè già un vendito un, un compratore, ma secondo te ottri, prestava i soldi a Zhang senza un compratore mi torna poco questa roba della proroga di qualche mese per fargli concludere un'operazione lui deve dimostrare di avere un'operazione in piedi. Allora Octri chi dà tempo, altrimenti ci pensa da sola. Octri, cosa ti ho sempre detto? Non è una Ollus. Octri, come dice Effenberg, beve il sangue del suo creditore. Ed è quello che farà anche Zang. Poi, ragazzi, andiamo un po' sul calcio. Sento, sto sentendo delle robe anche in chat su Turam da... Da, 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 mi, sta, mi state facendo accaponare la pelle, vendiamo Turam. Te non devi vendere Turam, te, te devi vendere i cinesi. Cosa vendi Turam? Ora ti faccio un esempio. Lautaro Martinez, che fino, eh, fino all'anno scorso molti lo criticavano perché sbagliava troppi gol per fare un gol, ne sbaglia cinque e via discorrendo, ma Lautaro Martinez è. Eh, ha avuto un percorso di crescita spaventoso, cioè lui è già arrivato in cima alla piramide. Più di lì non andrà perché è già al top. Mentre Turam non è in cima alla piramide. Turam è un giocatore clamoroso che ancora ha dei grandi margini di crescita. Perché Ticus è un giocatore fondamentale per questa Inter perché ti dà brio. Gli dà imprevedibilità alla manovra è preziosissimo dal punto di vista tattico, soprattutto quando viene a centrocampo a fare densità. Non devi vendere Turam, devi vendere i cinesi. Anzi, anche gratis lo puoi dare i cinesi. Lo dai in prestito. più che altro, oltre al discorso dell'attaccante che manca, manca un centrale difensivo perché Ascerbi ha 37 anni il prossimo anno 36, 37 cambia poco quelli che sono, ma Ascerbi io sono rimasto impressionato perché è uno è stato uno dei difensori che, cioè, che ha il margine di errore più basso in assoluto e per un difensore centrale, soprattutto in quella posizione, per come è composta la difesa di Inzaghi avere un margine di errore basso è fondamentale e da Cerbi è stato uno dei centrali con margine più basso che io abbia mai visto non ho problemi a dirlo ragazzi perché ricordatelo sempre ricordatelo bene anche te che sei piccolino e cominci a giocare a calcio in difesa quello che conta è il margine di errore basso perché è meglio un difensore che non sbaglia mai attento, concentrato di uno che ti fa le giocate, colpi di tacco e via discorrendo meglio uno più brutto a vedersi che uno bello fortissimo tecnicamente ma che sbaglia il margine di errore è fondamentale come per il portiere come per i difensori e ci serve un difensore centrale 40 milioni per quello anche qualora fosse andato avanti cominciamo per favore a parlare del passato con Zang eh? quando accostiamo Zang all'Inter chiedo un piacere cominciamo a parlare come se non ci fosse più Cominciamo a ripulirci, a parte il clan di Pechino che devono fare il proprio lavoro e li capisco. Ma noi, che non siamo sotto regime, che siamo liberi, che non siamo parte del clan di Pechino, e cominciamo a ragionare in maniera futuristica. Dove volevi andare, ogni cinese? Serve un, cento, serve un centrale da 40 milioni, serve un attaccante minimo da. Dove vuoi andare? 70 partite il prossimo anno, 4 titolari da 35 anni. Dove volevi andare, ogni cinese? Bisogna comprare un difensore centrale, ragazzi, ma forte. Indipendentemente tu possa giocare a 3, a 4 o a 8. Serve un difensore centrale che sappia sbranare le mutande all'attaccante. A noi dopo Acerbi manca, non c'è nessuno. Mi chiedete in continuazione Zigze o Gudmundson? Zigze o Goodmondson. Lo chiedi a chi l'ha fatti nascere su YouTube l'anno scorso, questi due giocatori. Li conosco benissimo, ma tra i due prendo Zigze, perché è più completo. Non per nulla costa quasi il doppio di Goodmanson. Chiariti, perché Zigzag è fenomenale. Non ho mai visto un attaccante ripulire tutti i palloni come fa lui. Qualsiasi pallone sporco che gli abita tra i piedi, lo pulisce. È una roba impressionante quel ragazzo. Oltre i gol, gli assist, la tecnica, destro, sinistro. Oh, qui sta parlando di un grande giocatore. Attenzione, e te lo sto dicendo da un anno e mezzo io. Poi questi, questi ragazzi Goodmoon sono sono giocatori moderni. Sono, sono ragazzi che non corrono a vuoto. Cosa, co, 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 che vantaggi ti portano a correre a vuoto? Oltre alla stanchezza nella partita dei 90 minuti, i giocatori intelligenti e non corrono a vuoto. Cosa, co, che vantaggi hanno? Hanno un grandissimo vantaggio che avrà che con, con l'andare del tempo, hanno molta meno usura nelle gambe, capisci? Gente intelligente, ragazzi intelligenti che sanno dove correre, che sanno dove occupare gli spazi, sono fortissimi tutti e due. Goodman sono molto più bravo nelle gare. Il gioco, ma è uno che vede benissimo la porta. Io li prenderei tutti e due se potessi. Ci mancherebbe, ma se mi dici scegliene uno, prendo zigzag. Quindi, ragazzi, incominciamo a parlare al passato. O3 ha fatto aprire o vendi o vendi. Non vedo, Zag che vantaggi possa avere a rimanere altri due o tre mesi. Sempre dimostrando a Autri che c'è una vendita in atto, perché altrimenti Autri gliel'ha detto, giovane, ascolta, aria, qui bisogna far pulito. Ciao, Item. <ride>